ciao raga, ciao, un bacione appena iniziato, così, d'amblè, così. Allora, questo è un video tag, si intitola Sono un disastro, yeah. Sono stata taggata da 77 piga, ciao Christelle, un bacione anche a te. Andate a vedere il suo canale, perché vi fa vedere delle cose di trucco. I prodotti di trucco che compra, pazzeschi. È simpaticissima. Noi ci siamo incontrate, abbiamo fatto shopping insieme. Ho comprato, quando siamo andate a Milano e via Torino, ho comprato dei rossetti MAC e ho chiesto consiglio a lei perché lei ha un sacco di rossetti MAC e sta facendo dei video. Scusate, ma sono sempre. Sta facendo dei video su come per far vedere, a parte per far vedere i rossetti MAC che ha lei, ma anche per far riconoscere a noi, e quindi li ha divisi per finish e ci sono tutti i video, non so, tipo i video dei matte, i video dei cream sheen, capito? I video dei satin, così. E quindi è molto interessante. Se vi va, andate a vederla. Se vi va, naturalmente, iscrivetevi al suo canale. Allora, sentiamo un po' cosa, che cavolo mi domanda questo tag. Primo, la cosa in cui sei più negata del make-up. Allora, secondo me è. E non lo saprete mai, mi spiace. Non puoi andare dentro nell'armadio, giusto? Questa scena mi pare di averla già vista da qualche parte. È un déjà vu. Ma noi non ci facciamo mancare mai niente, vero? Lo vuoi? Lo vuoi? Lo vedete sempre vivo. Cavolo! Ammazzano! No, no, sono troppo amici. E poi è geloso Tobia. Vabbè, pazienza. Vuoi venire a salutare? Ciao! Mamma mia, che devo fare? Che devo fare? Hai salutato? Là, là, gli amici. Là, saluta. Volevo apparire anch'io con la mia mamma. Ciao, ciao, raga! Sei troppo scemo. No, no, sei troppo. No, 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 no! Sei tu scemo, ma io! Ma io dico, basta! Basta! Non stiamo facendo! Come si chiamavano? Raimondo e Vianello! Sandra! Sandra e Raimondo, basta! Allora, sono negata. Nel fare contouring mi piacerebbe saperlo fare molto di più e anche nelle sfumature. Di seconda domanda, applichi prima il blush o la terra? Dunque, io applico prima la terra per fare il contouring. E poi dopo il blush. Ecco, vi volevo far vedere questa palettina della Wycon che sto usando tantissimo. Quindi uso la terra per fare il contouring, il blush dopo. Quanto è importante per te disegnare le sopracciglia? Adesso tantissimo, adesso mi sono resa conto che sono molto importanti nella fisionomia di un viso, di una persona. Cosa mi avete fatto cadere? Quindi, da un po' di mesi le sto curando e diciamo le sto tracciando nel modo migliore, che io reputo migliore, prima di tutto con questa matitina Essence, ma ho già comprato quella nuova. Dove è finita quella nuova? Sarà nel cassetto dei prodotti nuovi. Molto bene. Invece questa è quella di Kiko, anche lei con il pennellino. Sì, lei ce l'aveva qua. E questa, mamma mia, da fare la punta. Comunque mi trovo bene con tutte e due, eh? Veramente, non credevo. Invece anche quella di Kiko si vede che ha un colore molto vicino alle mie sopracciglia, ma mi trovo benissimo, veramente, non credevo. Ma adesso reputo molto importante. lo sapevo, dategli il dito, si prendono il braccio, lo sapevo. Ti è mai capitato di uscire per una serata importante senza mascara? No. No, 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 mai, 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 senza orologio, senza cellulare, magari. Ma senza mascara no. Meglio il fondo steso con la spugnetta o il pennello?
È meglio con le dita perché la mia mamma non è capace col pennello, capito? È imbranata, lasciatemelo dire, da me. Quindi io uso le dita per stendere, tipo la mousse che sto finendo, ma ho già ricomprato perché mi piace troppo, 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 ma è innamorata persa, ma non sapete cosa vuol dire. Ho comprato tutte le altre cose, questa me l'ha detto Camilla, Camillina mia, Camilla Milanese, ciao, un bacione se mi guardi. Me l'hai consigliato tu, io l'ho preso, mi piace tantissimo, tantissimo. E ho preso anche quello dell'Avon e tutto, eh. Mi trovo bene veramente, però come questa? Non ce n'è. Si vede che dipende dal tipo di pelle e io mi trovo benissimo con questa, punto e basta. Ma con le dita, qualsiasi, qualsiasi, anche questa. Questa era della Maybelline, ma sempre con le dita. Non lo so, mi trovo meglio. Dove applichi l'illuminante? L'illuminante appunto è questo. L'illuminante vi faccio vedere sugli zigomi in alto qua, così, poi vabbè, si sfuma meglio. Poi qui sul naso, in mezzo al naso e sull'arco di Cupido qua. Ecco fatto. Qua li metto io, poi in altri posti no. Ultima domanda, usi più spesso lucidità labbra o rossetti? Ovviamente, chi mi segue lo sa, non sopporto il lucida labbra, ne ho pochissimi, invece di rossetti ne ho tantissimi. Quello di oggi, non l'ho detto all'inizio perché volevo dirlo adesso, questa domanda, è lo 09 Wear Berries di Essence, che è un bel vinaccia, Bordeaux. Che rosa fragola, con sti colori. Mi piace moltissimo, lo rimetto al suo posto. Mi piacciono tantissimo questi rossetti di Essence, veramente, 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 non saprei. Ne ho tantissimi altri, ma io senza quelli della Essence sarei morta. Anche quando al mattino non ho voglia, prima di andare in ufficio, che sono depressissima, ma un filo. Anche del più tenue degli Essence, cioè ci sta bene, ecco. Ma anche un piccolo, 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 anche se non ho voglia, però un leggero strato di rossetto Essence ci sta sempre bene. Mentre gli altri, poi devi star lì a guardare, metterli meglio, vedere che non strabordi, bla 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 bla. Niente, basta. Tagga tre persone. Allora io taggo te, vedere, spostati un attimo. Te e tu no, tu no, ok? Allora vi salutiamo. Si fa un ciao, raga. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.